La bontà del rialzo dei mercati azionari che stiamo vivendo in questi giorni. I dubbi sul ciclo macroeconomico. Mettere o non mettere l'oro in portafoglio. Chi vincerà la partita tra banche centrali da un lato e grossi produttori di materie prime dall'altro? Sono tante le sfide sui mercati finanziari in questo momento. E per operare sui mercati finanziari occorre intanto seguire queste sfide, ma tra l'altro sarebbe grandioso e stupendo iniziare ad anticipare qualche piccolo risultato di queste sfide in corso. Purtroppo, ahimè, la previsione tocca, ovviamente sui mercati finanziari ci si può sempre capire, si può sempre capire di aver sbagliato, però giriamo tutti questi interrogativi a Stefano Serafini. Buongiorno Stefano, anzi buon pomeriggio ormai. Buon pomeriggio a tutti e grazie dell'invito. Campione del mondo di trading, advisor di uno importante anche prodotto di investimento. Allora andiamo con lui a esaminare punto per punto di quanto vi preannunciavo prima, innanzitutto partendo dall'argomento più vicino, e cioè la bontà del rialzo di questi mercati azionari. Tra l'altro, l'ha ricordato che Stefano ci ha indicato perfettamente quando era il tempo del rimbalzo, poi ha indicato il tempo. Non lo convinceva molto la decisione della banca e delle banche centrali, cioè l'atteggiamento delle banche centrali. Si aspettava un atteggiamento più permissivo delle banche centrali che non è arrivato e ci ha anticipato la recessione. Ovviamente non è che uno ci può prendere sempre, questo lo diciamo subito e mettiamolo subito le mani avanti, però stiamo vedendo, Stefano, un rialzo non accompagnato dai volumi. A me a scuola hanno insegnato che quando il rialzo non è accompagnato dai volumi, si scende. È una buona indicazione oppure no? Ma diciamo che tecnicamente questo mercato sta provando a rimbalzare sui minimi dall'anno che sono in area 3.600. C'è stato uno sfondamento fino all'area 3.500 il giorno che è uscito il dato sull'inflazione. Sembrava che dovesse avvitarsi pericolosamente a ribasso, poi sono arrivati i compratori, ma non vedo tutta questa gran forza, diciamo, di spinta. Dal punto di vista anche così legato al mercato dei bond, che è un po' stato il driver di tutto questo anno, vedo i bond ad oggi sui minimi e il mercato che comunque è ancora un po' distante dai minimi, quindi io mi aspetto un po', ancora un po' di affondo. Non penso che quest'anno, nonostante nella parte finale dell'anno ci sia una stagionalità rialzista, il mercato è preoccupato essenzialmente per due motivi: la recessione in arrivo, che sembra quasi scontata, e su questo c'è da fare una piccola precisazione: che in America i dati sono abbastanza contrastati tra i service, PMI e i manufacturing. Allora, sul lato manifatturiero è scontatissima la recessione, mentre sul lato dei servizi c'è ancora forza economica e questi servizi nell'ultimo mese hanno compensato, diciamo, la diminuzione di occupazione che si attendeva. È uscito un dato sopra le aspettative, sono andato ad analizzarlo. E gran parte di questa occupazione arriva da due settori principali che sono hospitality and leisure, quindi hotel, ristoranti, bar, e il settore medico con un trend secolare, diciamo, sulle case di riposo, giusto per fare un po' un quadro della situazione. Diciamo che però sullo sfondo c'è uno scenario del settore costruzioni che mi preoccupa parecchio, perché diciamo ci sono dei dati abbastanza negativi sul comparto delle costruzioni in arrivo e il punto che più volte ho menzionato è che con i tassi ormai dei mortgage, quindi i tassi sui mutui, vicini al 7%, siamo intorno al 6,75%, non so come gli americani possano permettersi di fare molte spese. Detto questo, è vero che l'economia americana si sta un po' trasformando, diciamo, da manifattura a
più importante sui servizi, ma non so quanto potrebbe reggere, diciamo, questa deriva. In linea generale non vedo grandi prospettive rose, soprattutto perché poi se facciamo una piccola analisi, diciamo che i settori, per esempio, del leisure e dell'hospitality sono prociclici, quindi se dovesse entrare veramente in recessione la manifattura, non penso che la gente vada in ferie se è disoccupata, giusto per capirsi. Quindi può essere anche abbastanza una conseguenza magari con un po' di ritardo. Detto questo, arrivando sul tecnico, quindi dal punto di vista macroeconomico non ci sono grandi prospettive di aumento degli utili. Anzi, gli utili di quest'anno non sono mai stati toccati, diciamo, al ribasso, e tendenzialmente quando i tassi reali salgono gli earning delle società tendono a scendere, quindi l'effetto dei tassi ha un effetto doppio sia sugli earning che sulla valorizzazione stessa del titolo. E ad oggi questa è stata la preoccupazione, ma non è mai stata scontata una recessione finora ai prezzi che ci sono adesso. Se dovesse arrivare la recessione, per me i 3.000 punti li rivediamo tranquillamente di S&P. Diciamo che la prospettiva che sta tenendo a galla il mercato è quella di una Fed più accomodante in caso di recessione, quindi il mercato sembra scontare che la Fed non possa più alzare più di tanto i tassi, ma visti i dati del CPI, che è stato il driver principale anche della settimana scorsa, con dati di inflazione ancora così forti, penso che la Fed non possa essere accomodante, diciamo. E quindi tutto questo per dire che la mia visione è molto bearish ancora. Va bene, ecco, tra l'altro nel tuo discorso che dicevi nella risposta alla domanda, a un certo punto mi ha sorpreso un'indicazione, cioè bond sui minimi. Oggi però stiamo facendo nuovi massimi del tasso a 10 anni americano, stiamo facendo nuovi massimi dei tassi un po' anche nel resto del mondo. Secondo te siamo davvero sui massimi, cioè i prezzi alla produzione, c'è qualche piccola flessione, in molti paesi abbiamo raggiunto un picco di inflazione, secondo te conviene iniziare a costruire posizioni rialziste sui bond o è ancora troppo presto? No, secondo me i bond rimangono l'asset da preferire dal mio punto di vista in questo momento, perché se è vero che la Fed potrà essere accomodante, potremo vedere dei rimbalzi vigorosi, diciamo, sui bond. Non ne sono altrettanto così convinto sulla parte azionaria, perché sì, magari un primo effetto di acquisti potrebbe esserci, ma poi la paura, secondo me, della recessione e della diminuzione degli EPS potrebbe farsi più forte, quindi vedo un azionario ancora debole, penso che lo sarà ancora per un po', mentre i bond potrebbero essere un asset che comincia ad essere interessante. Anche perché ormai siamo sull'ordine del 4%, è più o meno vicino al target che la Fed si era imposta del 4,25% sul 2 anni, sul brevissimo. La curva sui tassi americani è invertita, quindi 2 anni rende molto di più del 10 anni e del 30. Questo vuol dire che la paura nel mercato è molto alta, perché gli investitori stanno investendo, diciamo, sul breve periodo e non stanno investendo sul lungo, anche perché non ne vale la pena. Cioè, diciamo che detenere oggi un 10 anni con il rischio duration che ha e con i rischi di rialzi che ci potrebbero essere di qui in avanti, penso che le tesorerie preferiscano cosa a breve termine che già rendono un 4,25. Quindi penso che gli acquisti si faranno sentire in quest'area qua sugli obbligazionari. Ecco Stefano, c'è un corso, facciamo un po' di salotto anche se permetti. Allora c'è in corso una grossa partita sui mercati finanziari, forse una partita che io non ho mai visto con una forza e con una durezza di colpi di questa entità. Da un lato ci sono le banche centrali che stanno combattendo l'inflazione
con l'idea di deprimere non l'offerta, di deprimere la domanda, perché dicono: guardate, noi sull'offerta non possiamo incidere, tanto vale che deprimiamo la domanda, e alzano i tassi. Dall'altra parte ci sono i produttori di materie prime, con in testa l'OPEC, 2 milioni di tagli di barili sulla produzione, nel tentativo di andare a difendere i livelli di prezzo attuali. A me avevano detto, quando ho iniziato a fare questo mestiere, mai mettersi contro le banche centrali. C'è il rischio che a questo giro le banche centrali perdano e l'inflazione risulti anche persistente per un problema di forza lavoro che non è più sugli stessi livelli. È successo qualcosa in termini di crescita della forza lavoro e di legame alla forza lavoro capo al ciclo, quindi dobbiamo abituarci a livelli più alti di inflazione persistente. Ma intanto chi vince questa partita, e se realmente c'è partita, o se invece vale quello che ci dicevano una volta, mai mettersi contro le banche centrali? Ma in generale io sposo di più la teoria di non mettersi contro le banche centrali, quindi in questo momento la banca centrale è aggressiva sull'innalzamento dei tassi, perché l'obiettivo è frenare l'inflazione, che è ben oltre le soglie, diciamo, classiche. Ricordo che abbiamo avuto per anni inflazione intorno al 2-3%, 2-2,5%, adesso in America viaggiamo sull'8,6%, che è ampiamente fuori dal controllo della Fed. Quindi l'obiettivo della Fed sarà spingere al massimo nella riduzione. Non riesco a capire da dove arrivi in realtà tutta questa inflazione così spinta, se non da problemi di shortage dei prodotti, diciamo, no? Dalla guerra che c'è stata in Ucraina, che ha creato dei problemi su il mondo degli agricoli, al petrolio, che il petrolio però poi, come abbiamo visto, è rientrato nonostante la guerra. Quindi io sono ancora della teoria che il petrolio, secondo me, sta bene sotto area 80, non sta troppo bene, diciamo, in area vicino ai $100 al barile. Detto questo, secondo me poi c'è stata, forse complice anche un po' di surriscaldamento dell'economia che andava bene, magari un'occasione di molte aziende di aumentare i listini per poter, diciamo, riallinearsi con i margini. Non lo so se in una situazione di recessione questo si possa fare ancora, anche perché abbiamo visto i dati sui magazzini sono strapieni. Questo mi fa anche dire che è vera la teoria che non c'è prodotto, perché se, diciamo, i manager comprano molto magazzino, vuol dire che si aspettano che i prezzi salgano o che non ci sia prodotto da comprare. Quindi secondo me l'inflazione rientrerà anche abbastanza velocemente, penso, con l'arrivare magari di qualche dato, di brutto dato, complice il fatto che le aziende hanno i magazzini pieni, magari fanno qualche sconto, cominciano a cercare di smobilitare i magazzini. Non sposo, diciamo, l'idea che sarà un'inflazione che perdurerà per tanto, anche perché l'inflazione ai tempi d'oro, diciamo, di quando è perdurata, arrivava sempre dal lato domanda, quindi da redditi che aumentavano, popolazione che cresceva. Invece in questo contesto sembra quasi tutta un'inflazione da offerta, quindi da problemi, diciamo, legati alla produzione, legati a mancanza magari di manodopera in certi settori, però secondo me a breve questa problematica si risolverà. Sono piuttosto preoccupato perché inflazioni di questa entità corrodono particolarmente i redditi reali, cioè lo stesso stipendio dell'anno scorso compra il 90% rispetto all'anno scorso degli stessi prodotti, visto che quest'anno costano il 10% in più. E parlo in generale, diciamo, lato internazionale. Lato Italia secondo me sarà un dramma, perché i redditi sono bassi, ci sarà un'inflazione energetica pazzesca, perché
abbiamo problemi di approvvigionamenti e questo secondo me corroderà in maniera visiva i redditi delle famiglie. Allora, ti faccio due ultime domande. Intanto voglio confessarti una cosa, anche se spero che non verrà mai utilizzata contro di me in nessuna occasione, nel senso che io devo dirti la verità, a me come lavorano gli analisti di Goldman Sachs mi piace, sono un estimatore del modo di lavorare, poi ovviamente questo non ha nulla a che vedere col giudizio, insomma, che si può avere al di fuori del mondo della finanza, eccetera, però io trovo il loro report molto bene. Mi ha un po' spaventato il fatto che nemmeno la Goldman Sachs, col fiorfiore di analisti che ha e con l'osservatorio che ha, non so se hai letto di recente alcuni loro report, dicono: guarda, noi non abbiamo uno scenario di base non delineato dal punto di vista macroeconomico, e loro fanno danno anche le percentuali. Atterraggio morbido 30%, un'inflazione persistente molto alta 20%, con una rassegnazione delle banche centrali che non riescono a dominarla, una recessione con un taglio dei tassi di interesse modesto 20% di probabilità, e una recessione con tagli ai tassi di interesse abbastanza incisivi, diciamo così, molto forti, un ritorno a livelli sostanzialmente bassi 30%. Stefano Serafini come vede, come riordinerebbe queste percentuali? Ma secondo me è una questione anche di tempistiche, cioè Goldman Sachs deve dire entro l'anno prossimo succederà questo con questa probabilità. Il punto dal mio punto di vista è che succederanno un po' tutte queste cose, ma con tempi diversi. E quindi dal mio punto di vista i tassi rimarranno alti almeno fino alla primavera del 2023, perché l'inflazione ci metterà almeno 4-5 mesi per scendere, per vedere quindi la Fed che possa frenare sotto questo punto di vista. L'inflazione, ho già dato i tempi, quindi scenderà dal mio punto di vista, complice anche sicuramente la recessione, almeno sul lato manifatturiero, che arriverà è scontata, perché gli ordinativi e l'occupazione su quel settore lì sono in calo, e di solito sono indicatori anticipatori, diciamo, del ciclo economico, gli ordinativi ovviamente rispetto al fatturato. E è da capire, il mercato un po' in questo secondo me è un po' incartato nel capire se il settore dei servizi riuscirà a compensare e a tenere diciamo il PIL americano fuori dalla recessione. Secondo me non ce la farà, e quindi entro la fine dell'anno prossimo potremo vedere la Fed sia che si ferma in termini di aumento di tasso e che magari possa anche tornare indietro, però lo farà solo se vedrà veramente dei macro dati brutti sia sul lato occupazionale che dal punto di vista del PIL, ma solo quando l'inflazione sarà sotto controllo. Quindi secondo me gli scenari sono tutti possibili, la questione è di tempismo, perché se arriva lo stimolo creditizio cinese che stimola un po' la manifattura, salva la manifattura anche americana, e quindi i servizi continuano ad andare bene, magari la recessione non la vediamo neanche. E questo è un po' il dilemma secondo me che sta oggi scontando il mercato. Non vedo comunque grandi acquisti, vedo ancora tanta paura, il VIX è continuamente in backwardation dal giorno della Fed, quindi dal 20 di settembre siamo in backwardation, vuol dire che gli investitori stanno comprando protezioni, stanno comprando put, e quindi il mercato, date le aspettative più che le teorie e le parole, dice che andremo giù secondo i dati della volatilità. Anche nel fondo, che nel certificato e nel mio indice, in questo momento sono completamente scarico di azionario e sono investito in obbligazionario a breve scadenza di qualità, un po' di oro, un po' di dollari. Il dollaro continua a stupirmi, però è anche abbastanza normale dato differenziale di tassi che ci sono
tra Europa o comunque resto del mondo e Stati Uniti. L'unica valuta che si è salvata nel 2021 contro il dollaro americano è la moneta israeliana. Tutto il resto, compreso anche il franco svizzero, si è indebolito contro il dollaro. Quindi vediamo perché questo trend potrebbe continuare, viste che anche in caso di recessione i dollari sono la valuta preferita. Ecco, invece sull'oro l'idea di mettere più oro in portafoglio, non siamo sui minimi come posizioni long, 95esimo percentile di posizioni long sull'oro storicamente. E qualcuno dice, insomma, è comunque un asset politicamente neutrale. In caso di recessione e eventualmente dei tagli della Federal Reserve dei tassi di interesse, quindi un restringimento degli spread nei confronti delle altre valute, l'oro dovrebbe, diciamo, cercare di risalire un upside, qualcuno guarda sicuramente oltre la doppia cifra percentuale. Oro da mettere in portafoglio sarebbe può essere interessante essere più aggressivi oppure no? Sai che la mia teoria di lungo periodo prevede di avere sempre un po' di oro. Giusto per dare dei numeri, io ho sempre più o meno almeno un 7-8% nei portafogli di oro, che può variare fino anche a un 20%. Diciamo che non l'ho mai visto, ma potenzialmente lo può fare. In questo momento, ma è tutto l'anno che lo sostengo. L'oro lo vedo molto male perché è l'asset che più di tutti segue i tassi reali, quindi i tassi che si aspettano di differenziale tra inflazione e tasso nominale. È ovvio che in un contesto di aumento dei tassi, quindi di una Fed che vuole portare tutta la curva dei tassi di interesse reale, queste sono parole di Powell, in territorio po ampiamente positivo. È un driver molto negativo per l'oro. È chiaro che chi in questo momento investe in oro sta scommettendo contro la banca centrale, quindi sul fatto che la banca debba diminuire i tassi, cosa che per il momento sconsiglio, cioè, è meglio aspettare il giorno in cui Powell dirà no, è arrivata la recessione, dobbiamo diminuire i tassi, in quel giorno lì partirà di nuovo un trend al rialzo sull'oro. In questo momento non vedo nessun, sì, vedo qualche tenuta di questa area in area 1600. Anche qua ci sono stati degli acquisti, c'è stato uno sfondamento verso un punto di ritorno che era 1700, ma mi sembra essere stata negata di nuovo e quindi penso che starà più in area 1600 che in area 1700. Perfetto, grazie per essere stato con noi, Stefano. Grazie a voi. Buona giornata.